l'avvocato l'avrei dovuto pagare io. Quindi siamo andati in udienza, e in udienza non si è presentato nessuno per dare dimostrazione delle nostre carte. Quando ho potuto mettere quest'anno un avvocato con patrocinio gratuito, il giudice non ha più voluto sentire niente, perché ormai erano passati dei mesi. Quindi quella lettera non voleva più niente. Abbiamo cercato proprio la legge che è uscita ad agosto, perché è stata aggiornata nella legge, in evidenza che c'era la nuova legge che dava ai comuni mano libera per poter dare almeno un sovvenzionamento e pagare quei mesi in arretrato, in modo che ci potesse dare un po' di respiro. Questo non è avvenuto, anzi, mi è stato promesso un mese e mezzo fa che mi avrebbero dato 1.000 euro per cercare di acutire la spesa dell'affitto, che sono 3.500 euro totali di curiosità. E quello che poi fa più schifare è questo, 3.500 euro non sono detto, ma se lo Stato mi avrebbe dato quello che mi doveva, io prendevo e mi pagavo la mia curiosità, poi continuavo a vedere cosa si potesse fare per continuare a pagare questo affitto. Ma quando ho chiesto al Comune, il Comune mi ha detto che quella legge che è uscita ad agosto è soltanto carta straccia, ma cosa mette benissimo dietro a firmi, perché per loro è una legge che è stata fatta, però lo Stato non ha dato i soldi per attivarla, i comuni non hanno i soldi per poter sovvenzionare loro queste leggi che lo Stato ha emesso, ha emanato. Quindi quando sono venuti adesso il 14, la mia disperazione era sempre quella, sono andato i giorni prima, sia nei servizi sociali, sia dal sindaco, a chiedere voi dovete venire almeno a presenziare, a dare dimostrazioni che voi state cercando di mettervi anche un minimo nella mia situazione, dove avete promesso che 1.000 euro per darci una mano per pagare questi affitti che avreste fatto. Ditemi almeno questo, visto che il proprietario di casa non voleva sentire ragione. Il 14, perché non si è presentato né il comune, né il servizio sociale, né nessuno, né associazioni, nessuno. Noi il 14 l'unica cosa che abbiamo potuto vedere era una bottiglietta di acqua presa nelle mani davanti all'ufficio giudiziario, ha detto ok, fatto, portateci dell'acqua, però ci volete dell'acqua con le fiamme. Questo non vuole, io non sarei mai voluto arrivare a questo, perché per tanti anni ho sbagliato nella vita, ho pagato e le sto continuando a pagare gli sbagli, però ho fatto qualcosa, mi sono ripreso la dignità, che era qualcosa che impagabile. Dopo l'avvenimento, perché poi sono stati i primi i carabinieri, devo ringraziarli a loro, perché in primis si sono messi loro in pericolo sapendo e vivendosi la situazione, e hanno parlato loro per noi, perché noi ormai parole eravamo stanchi, non avevamo neanche più, ormai era rabbia, lacrime e basta. E come i carabinieri gli ha detto, signor Isidro, ma lei si rende conto che questa famiglia lei gli ha sempre pagato gli affitti e adesso stanno in difficoltà e gli stanno andando dietro per 1.500 euro. Soltanto così, davanti alle parole sicuramente umane di un carabiniere, hanno aperto il cuore di quest'uomo avido e egoista, perché per lui 14 anni la figlia ha sempre visti, o che li abbia visti dopo 6 mesi perché lo Stato si sa, o ti deve dare quel tanto, o mamma doveva prendere la pensione, o degli arretrati. Quindi il patto con lui era sempre stato in quest'uomo, però 14 anni li abbiamo sempre pagati. E vederci adesso con lui davanti che non si rabbrividiva per il fatto che avessi un minore in casa, un bambino che non mio, però è mio perché ce l'ho dal giorno che è nato. Lo Stato lo stesso ha voluto da me dimostrazione, perché io negli anni passati ho fatto danni di quegli sbagli, che però prima di darmi un bambino in affidamento lo Stato ci ha voluto vedere chiaro. Lo Stato mi ha chiesto la mia viabilità nella vita. Ho dimostrato con la mia presenza, con tutte le mie opere, dopo il mio recupero, perché parliamo di recupero nella vita, poi si parla che uno che deve recuperarsi viene agevolato un corno, non viene agevolato più niente, questa è la mia esperienza, perché per avere anche quel lavoro, all'Eco Seviano, ho fatto un iter burocratico allucinante, visite su visite, documenti su documenti, per dare dimostrazione che poi ero in grado di lavorare. Sono stato assunto,
Appena assunto sono stato assunto perché poi ho scoperto che lo Stato restituiva all'azienda 280.000 euro di multa che avrebbe preso se non mi avesse assunto, perché ero in categoria protetta e quindi l'azienda, per non pagare 280.000 di debiti allo Stato di multa, mi ha assunto, mettendomi subito dopo in cassa integrazione. Questo è il lavoro che poi i soldi pubblici dove vanno a finire. Perché i soldi pubblici vanno a finire proprio in queste stronzate. Stavo ascoltando, mi hanno fatto fare anche a me un corso, che poi da solo mi mettevo in interrogativa. Io il corso che ho fatto con la cassa integrazione era per riconoscere le persone demotivate dell'azienda. Cioè io ho detto, ma che lavoro ho fatto 100 ore? 100 ore per riconoscere il mio collega se era uno scassabaglio. Cioè come se ci volesse qualcuno che mi insegnasse a questo. E eravamo 30 operai a fare questo corso. Abbiamo fatto tutti soldi buttati, perché poi alla fine mi dico, a cosa mi serve? Cioè dove vado? Vado in realtà a riconoscere gli altri che stanno demotivando a... Mi hanno fatto fare un altro corso che però non è mai andato a buon fine, che sarebbe stato utile, un corso per il patentino europeo, per me. No, no, ma non mi è stato fatto... No, non richiesto, il corso mi è stato sospeso e mi ha chiesto, ripeto. Quel corso di soldi entro quando ci sarà. Tra l'altro non c'è un base, mi ha testato. Adesso l'unica cosa è quando sono andato mercoledì dal sindaco, gli ho detto con chiare parole, non che sia andato, ho preso una fune, l'ho messa dentro la cosa e me la ficcio lì, ho fatto il capio dell'impiccato, gli ho detto questo io non me lo metto al collo, me lo metto al collo e poi vi tiro con me. Perché mi hanno portato carabinieri, sono venuti tanta gente di area comune per cercare di farmi calmare. La cosa più brutta, è che io in questi anni ho cercato di evitare la vita da tossicodipendente, perché ormai tutti lo sapete, l'ho messo pubblico, non ho vergogna a dirlo. Ho aiutato veramente col cuore, andavo nelle scuole dove tutti di voi avete dei ragazzi, nelle superiori, in qualsiasi scuola cadere e mettevo a presenza la mia testimonianza di vita. Ragazzi, entrare nell'ambito della tossicodipendenza è un errore gravissimo. Gli mettevo la mia esperienza davanti. Ho 4 anni, l'ho fatto gratuitamente. Non ho mai chiesto una lira, neanche di rimborso speso. C'è stata un'unica scuola, il Martini, che ha detto, ma lì come fai? Io cerco di prendere un pullman, cerco di... Ma mi scusi, le spese chi gliele paga? A me non me ne ha nessuno, vengo per... perché era un lavoro che sentivo di fare di mia spontanea volontà. Perché la ASL queste cose le pagava, sì, le pagava, ma non è che le pagava per metterle in atto, perché avrei potuto fare molto per queste cose. Dava i soldi ai servizi sociali al SER per mandare una psicologa all'interno della scuola che facesse il lavoro che potesse, che stavo facendo io in pratica. Quando la dottoressa era pagata, io no. Per di più la scuola doveva pagare all'ASL per avere questo servizio. Ma io dico, ma tutti questi soldi buttati, fatti, quando potevano veramente anche usarle per queste cose? Invece di stare lì a riconoscere chi è demotivante. Per questo volevo dire, vi ringrazio a voi veramente. A trovare un dialogo, un qualcosa. E questo che lo devo dire, grazie.